una fuoriclasse assoluta, imprendibile ed implacabile nei suoi guizzi dall'angolo destro del campo, da dove col suo braccio sinistro segnava a raffica, entusiasmando i tifosi e regalando successi prestigiosi alla pallamano salernitana. Oksana Pavlik se n'è andata ieri, troppo in fretta, da una vita che non sempre era stata generosa con lei. Avrebbe compiuto 47 anni il prossimo settembre, Oksi, ucraina naturalizzata italiana, ma soprattutto diventata salernitana a tutti gli effetti. La maglia di Salerno indossata sempre con dedizione e rispetto, i tanti scudetti, trofei, gol e gioie e dolori dello sport a mescolarsi con quelli della vita. Lei è nata a Zaporizhzhia, la città ucraina al centro dei bombardamenti russi in questi giorni, amatissima dai tifosi e dalle sue compagne di squadra, per nulla amante della ribalta, sempre pronta a dribblare le telecamere perché non le piaceva farsi intervistare, ma questa sorta di pudore e timidezza lasciava il posto alle risate, alla complicità, quando c'era da scherzare con le compagne o con gli amici. Dal 2004, anno del suo arrivo a Salerno, Oksi è stata una giocatrice fondamentale per i successi della società con cui ha militato, una delle prime a regalare giocate fuori dal comune, di quelle che si vedono su palcoscenici più importanti di questo sport. Aveva giocato a pallamano fino a 40 anni per poi stabilirsi a Salerno, che era divenuta la sua città. Con profonda tristezza ed incredibile sgomento, la Yomi Salerno apprende la notizia della prematura scomparsa di Oksana Pavlik, straordinaria fuoriclasse giocatrice unica, donna piena di gioia di vivere, serena e sorridente. Alla sua famiglia e alle persone che le hanno voluto bene, rivolgiamo le più sentite condoglianze. Ciao Oksi, non ti dimenticheremo mai, sarà sempre nei nostri ricordi. Così la Yomi ha dato la notizia della sua scomparsa. Domani, alle ore 10, nella chiesa di Santa Croce a Torrione, si svolgerà il rito funebre. Everybody hurts.